Ecco il divano Davos. Davos è disponibile lineare, lineare con chaise longue e, come vediamo in questo caso, angolare. È un divano dalle forme importanti e generose, infatti non si riescono a fare composizioni piccole. Profondità di seduta importante, piuttosto accogliente, abbastanza tende a far andare un po' all'indietro perché diciamo poi la parte del sedere va abbastanza in basso e lo schienale è lievemente inclinato verso dietro. Non riesco a appoggiare la zona cervicale, ovviamente per l'altezza che vedete del bracciolo, poi quando mi appoggio lateralmente di tre quarti è molto comodo. Ha la versione anche con sedute estraibili. Non è un vero e proprio meccanismo relax perché le sedute escono di 20 cm, quindi quando la seduta viene estratta, questo modello non ha la versione estraibile, più che altro serve a far sì che una persona particolarmente alta possa portare in avanti il bacino mantenendo comunque il supporto alle ginocchia, o per esempio quando magari ci si sdraia parallelamente al verso del divano ci si può stare comodamente anche in due. Non è un relax che si estrae così tanto da poter appoggiare le gambe. In termini stilistici è caratterizzato da questo nervettone che troviamo qui sulle sedute ma anche sul bracciolo e corre lungo tutta la struttura. È da questo nervettone, dalla tasca frontale qua sul bracciolo. In termini materiali può essere realizzato con un'infinità di materiali. È un modello che in tessuto, in semipelle, in velluto è completamente sfoderabile, in pelle viene cucito. In questo caso lo vediamo con un bellissimo velluto di viscosa che si chiama Vegas. Divano modello Davos.